Buonasera! Buongiorno più che buonasera. Buonasera, buongiorno, buonanotte, dai, uguale, basta che buono. Yeah. Come va, come va? Va bene. Mamma mia, quanti siete, io, per fermarmi. Che siete? 114.000. Mamma, quanti siete? Faccio giro con la macchina. L'ho vista un po' sparata con la velocità. Ma tutto dai, bene, sta bene? Non lo so, io vado tutto bene. Non so, mi può dare le sue generalità, no, che facciamo un controllino? Mario Caterpillar. Tutti mi chiamano Caterpillar. Sì, perché io guido il Caterpillar, perché sono uno serissimo. Appena finito di lavorare, vero? No, vado fra poco a lavorare. Benissimo, ma dove è nato? Mi sa la data di nascita? Sono nato a Treviso io. Si sente l'accento. Hai visto? 5 aprile del 43. Sono un giovinotto, non si vede. Prendi da forma. Mi cammina in linea retta, mi segui un attimo la linea. Linea? Dov'è la linea? Dov'è la linea? Ci sono troppe linee. Quale seguo? Questa? Questa o questa? Quale devo seguire? Questa qui al centro della strada. Centro della strada. Centro della strada. Ci mettiamo a lato, va che. Ci mettiamo a lato. Stiamo attenti. Carabinieri Italians, faccio un controllo al signore se sta bene, Mari. Centrale dai Lampedusa. Mi favorisce cortesemente le generalità? Fabio Caterpillar. Tutti mi chiamano Caterpillar. Se tu chiedi Caterpillar, tutti ti vengono da me. Ma anche un cognome o a parte il soprannome? Zinga. Caterpillar è il cognome o un soprannome? No, è il soprannome. Nome d'arte. Nome d'arte. Nome d'arte, assolutamente. Sì, non voglio sapere. Sono come Nick. Come si chiama quel cantante? Nick. No, quello lì. Quello con i capelli tutti storti. Quello tutti strani. Ma il cognome invece? Caterpillar? Zenga. Come? Zenga, come il mitico portiere dell'Inter. Zenga. Sì, solo che io tifo di Nes. Senza targa. Targa francese, molto spedito. Sì, è di importazione la macchina. vivo nella parte nord. Okliukna. C'ha quel nome strano che non so come gli è venuto il nome così strano. Capito. Ma per caso era a una festa o era a casa prima di venire qua? Dove stava andando? Ho fatto colazione al bar, adesso vado a lavorare. Bene. Ma sì, era a bar con amici? È tanto lontano il bar? Il bar è vicino al mio paese. Io poi prendo la macchina e vengo giù e vado verso il porto e lì lavoro sui Caterpillar. Giustamente dal cognome. Ma non si è reso conto, diciamo, di guidare un po' fluido, diciamo, un po' sciolto? Ma io la mattina prendo il mio caffè corretto con la grappa e poi la strada per me è tutta dritta. Immagino il caffè, immagino che sia anche un caffè modello americano, bello, bello alto con la grappa. Ah, il caffè è solo per macchiare la grappa. Ah, è giustamente. Ma, signor Caterpillar, lei che lavora al porto, no? Sì. Ha mica visto qualche imbarcazione strana arrivare? Cosa intendi per strano? Perché qui arrivano sempre i Negger, tutte le volte, poveri cristi. Poi ci sono quelli lì che scaricano
le casse che non passano mai da noi e poi c'è gente, c'è sempre gente qui. Ah. E questi qua che scaricano le casse non sono vostri del porto. No, e non le scarico io, quindi non sono nostre. Mi sembra giù Caterpillar. Centrale Rapido 291, ricevuto. Dai, devo andare a lavorare, su! Le diamo noi la giustificazione. Venga con noi un po' in centrale, facciamo quattro chiacchiere e le facciamo noi la giustificazione per il lavoro. È la mia macchina! La sua macchina Sì, è dobbiamo di prenderla noi. Qua importazione, francese. non le facciamo un graffio, adesso la portiamo al nostro magazzino e la tratteranno bene, ma gli danno anche una lavatina. Tanto lei venga con noi in centrale. La facciamo Vabbè. conoscere il capitano. Brava persona. Interessante. Spero che ci abbia qualcosa da bere che mi avete fatto seccare la gola. Vediamo l'acqua, non si preoccupi. L'acqua fa la ruggine. Lo dicono sempre anche dalle mie zone. Sapete, io non ho preso il Covid perché disinfetto tutto con l'alcol. Torniamo in centrale. Va bene, mentre guidate voi mi faccio una dormitina io, va. Buonanotte.